Siderno, libreria Mondadori, Fabio Macagnino presenta stasera il suo primo libro, By the Jasmine Coast. Traduciamolo? Presso la costa dei gelsomini, molto più semplice. Emblematico anche di un'appartenenza a un territorio. Sì, di un'appartenenza per scelta, perché l'ho scelto, non è la mia origine, mi sono innamorato di questa terra piano piano e poi alla fine l'ho scelta. Fabio, praticamente in questo volume, che è un racconto di un viaggio tra musica e parole, è concepito in maniera molto originale, no? Perché dà la possibilità, correggimi se sbaglio, attraverso un codice che è contenuto all'interno di ogni copia, di scaricare due dei tuoi CD. Esatto, ormai la musica si scarica, non si compra più fisicamente, il fisico è difficile ormai comprarsi il CD, ormai si scarica. E abbiamo pensato con i miei editori di abbinare però, di non rinunciare all'aspetto, diciamo, fisico cartaceo. E quindi mi è venuta l'idea, avevo l'esigenza di scrivere un libro, di raccontare alcune cose, e quindi ho cercato di mantenere le due cose. Da una parte non rinunciare alla bellezza del digitale, alla possibilità appunto di scaricarsi delle canzoni attraverso un codice che uno può ricavare dal libro, e allo stesso tempo però uno ha la possibilità attraverso il libro di avere tutte le informazioni possibili e immaginabili rispetto a questo mondo mio soggettivo, personale, a questo mio modo di approcciare alla costa dei gelsomini. Nel libro però non ci sono solo parole e la possibilità di scaricare musica, ma anche dei disegni molto belli. Sì, di chi sono? Sono disegni eseguiti da Vanessa Macagnino, che è mia sorella, e anche lì l'idea era quella di mettere a disposizione una serie di tessere di un mosaico che tra disegni, parole, musica, immagini, fotografie potesse restituire un affresco di questo mondo della Jasmine Coast. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Fabio Macagnino, volevo fare una presentazione un po' da spettacolo. Fabio, vogliamo dirti che siamo veramente felici di essere qui a condividere quest'altro momento d'arte con te. The ghost is in love with a beauty maid, and he looks from above to the girl and he says, I will sing, ay, 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 ay. Tu mi piaci assai, my jasmine butterfly. I will sing, ay, 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 ay. Tu mi piaci assai, my jasmine butterfly. Franco Arcidiaco, editore di Città del Sole Edizioni, che ha pubblicato By the Jasmine Coast. Nuova avventura. Ormai è una piacevole abitudine venire davanti alla vostra telecamera e sono molto lusingato di questo, sono molto, veramente lieto. E sì, è una nuova avventura perché abbiamo inaugurato a tutti gli effetti questa collana di libri musicali che però hanno la sorpresa è che non c'è nessun supporto all'interno di tipo digitale, nel senso che non c'è un disco, però invece c'è un sistema che consente di scaricare la musica tramite un sito che abbiamo già predisposto, nel quale noi conserviamo la musica e si riferisce ai vari testi, perché questo è il primo di una collana che comunque abbiamo inaugurato e che consente a chiunque abbia acquistato il libro, rispondendo a tre semplici domande che comunque servono a testimoniare l'acquisto del libro, e poi può scaricare la musica. Avete quindi già in programma il secondo volume? Sì, abbiamo già in programma il secondo volume, penso di poterlo rivelare perché non è un mistero, si tratta di Domenico Sisto, che è un altro artista della Ionica, che ha deciso di pubblicare il libro con noi, e poi abbiamo anche qualche trattativa anche con altri artisti. Direi che questa Ionica ama molto Città del Sole, o è Città del Sole che ama molto gli artisti della Ionica? Allora, diciamo che io ho sposato una Ionica, per cui mia moglie è di bianco, quindi logicamente ho una certa tendenza. Ma poi devo dire che la Ionica, così come la Piana, è una fucina di talenti incredibile, perché uscendo dalla città io mi sono reso conto che veramente ci sono tanti e tanti giovani che hanno voglia di fare, sono preparati e che veramente ci aprono dei mondi incredibili, e noi allora cerchiamo, perché
perché poi alla fine la funzione dell'editore è proprio quello di intercettare tutte queste, voglio dire, grandi capacità che ci sono nel territorio che magari non riescono ad esprimersi, e noi cerchiamo di farlo. Grazie. Prego, grazie a voi. Son beni, un talo cuore mo mi veni, una canzone dolce, 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 dolce come tu.